Quante volte ci siamo trovati di fronte a opere d'arte comunemente ritenute semplici e abbiamo sentito dire "potrei farlo anch'io"? Moltissime. E di certo, anche se non l'ho mai detto, anche io l'ho pensato. La forma non ha un inizio, un intermedio e una fine. Non c'è una porta specifica, perché per Pollock il punto può trovarsi dappertutto e si può entrare e uscire quando si vuole. Come si chiama questo quadro? Non lo so. Posso solo immaginare la sofferenza affrontata da Pollock per tornare a quella condizione infantile di accesso illimitato all'inconscio. La sua condivisione, seppur in contrasto e in fragile equilibrio con il mondo circostante, è stato un enorme atto di coraggio e generosità che molti non hanno saputo apprezzare o forse solo capire. Quello di Pollock è un ritorno primario alla natura in senso più ampio, dove tutto è irrazionale e primitivo. Una discesa pericolosa verso l'abisso dell'inconscio, dove l'opera d'arte diventa la forma di espressione di un sentimento e non più l'illustrazione di qualcosa. Il pensiero di Pollock si identifica con la sua sensazione e il suo gesto diventa un evento unico e irripetibile, di totale liberazione e connessione con il sé più profondo, verso l'inevitabile, punto di non ritorno.